Prego. Taglia di Bill Cochran. Si può pagare. Allora, signor Sartana, li volete di piccolo taglio? Come ti pare, basta che fai in fretta. Prima controllo se non mi dispiace. Paga alla svelta, con tutto quello che c'è in cassaforte. Se no ti mando in un'altra cassa, quella da morto. Restate dove siete. Sulle mani voi due.
Leonardo, inseguiamoli! Fermo. Sartana ha preso il direttore come ostaggio. Se li inseguiamo, lo ammazzano. Maledetto. La banca più sicura del West. Con quel direttore. E come scappava quando l'abbiamo lasciato? Sembrava una lepre. Devo riconoscere che tu sei un vero genio. A me un'idea simile non sarebbe mai venuta, neanche se ci avessi pensato un anno. $300,000. Ehi, perché non ce li dividiamo subito? Questo lo deciderà Sartana. Jerry? Dica, signore. La mia pistola e il cavallo. Vado a caccia. Con questi sono 5.000. Volete la rivincita? Non posso, mi avete ripulito. Peccato, era un piacere giocare con voi. Avete il buon gusto di perdere sempre. Mi fate credito su questa? Vuol dire che se dovessi perdere ancora, mi darete il tempo di andare a guadagnarmeli. Fabiano, la testa mi va in pezzi. Ma cos'hanno stasera queste bestiacce? Non so, signore. Vai a prendermi il fucile. Avanti, dammi questo fucile. Eccolo. Vieni a prendertelo. Sartana. Già, Sims. Stavolta sono proprio io. È inutile che tu venga a casa mia. Qui denaro non ne ho, te lo giuro. Se vuoi te lo posso procurare. Basta che tu mi lasci in pace. Perché non rispondi? Perché continui a perseguitarmi? Cosa vuoi ancora da me? Non ti basta quello che mi hai fatto? Bravo. Sono qui proprio per farmi raccontare quello che ho fatto. I giornali dicono che mi hai riconosciuto. Ma eri tu, eri proprio tu. Il tuo mantello, il tuo cappello. Ah, davvero? Ecco qua. Così chiunque può essere Sartana.
proprio sicuro che il treno arrivi alle 10, caporale? Sicurissimo. E sei sicuro che abbiano liberato solo uno dei mezzi? Sicuro che sono sicuro. È da questa mattina che non bevo un goccio d'acqua. Senti un po' tu. Spero che non ti venga in mente di stecchirlo qui in mia presenza, eh? Lo sai bene che certe porcherie il sindaco non le permette. Davvero? Però dimentichi che sei tu il sindaco. Ah, già, è vero. A quest'ora dovrebbe essere già qui. Ben. Oh, Sartana! Mi sembri nervoso oggi. Stavi aspettando qualcuno o mi hai riconosciuto? No. Sto aspettando un certo figlio di cane che mi ha messo nei pasticci. Non hai l'aria di uno che è nei pasticci. Lo credo bene, perché sono qua io per proteggerlo dai guai. È il sindaco di questo cimitero, l'ho eletto io. Fa comodo avere un buco dove andare a rifugiarsi ogni tanto. Tu mi capisci, vero? Salve, sindaco! Salve! Chiamalo caporale. Dimmi un po', ho sentito dire che vai per banche, è vero? Proprio per questo sono venuto a cercarti, Buddy Bank. Allora, sono tutte e due i McDavid. Io devo andare, mi sono dimenticato di una cosa urgente. Vuoi una mano? Questa è una rogna mia, non ti riguarda. D'accordo. Lieto di rivederti, Buddy Bank. Anch'io sono contento di rivedervi. Vi stavo aspettando. Qualche lavoretto da fare insieme? Più o meno. Grazie. Ehi, sindaco! Vieni fuori, impara a contare. Erano due, non uno. Dì un po', sei impazzito? Sto sempre cercando un buffone che è sparito con $300,000 in mezzo a del fumo colorato. Ah, la rapina alla Northwestern Bank. Ma io non c'entro, ero in galera. Mi ci avevano mandato proprio quei due. Certo, mi sarebbe piaciuto, infatti sono scappato. Ma ormai era troppo tardi. A crederti sulla parola, sembrerebbe un alibi di ferro. Ascolta, Sartana. Che ne diresti se diventassimo soci? Se tu vuoi acchiappare un ladro, devi servirti d'un altro ladro. E poi con la taglia che hai addosso, posso farti comodo. No, è meglio che tu rimanga qui. Aspetta, Sartana. Voglio dimostrarti ancora una volta che ti sono veramente amico, anche se non ti fidi di me. Quello della rapina alla banca è stato un lavoretto da professionisti. E tutto quel fumo colorato direi che porta una firma piuttosto precisa, Dinamite Butch. Tanto per non far nomi. È un'idea, ti pare? Sì, può essere un'idea. Ti ringrazio, Buddy. Addio. Ma allora non li ha lui quei $300,000? Ancora no, sindaco. No, per il momento. Thank you.
Perché l'hai fatto, Shadow? Eravamo amici. Non davo la caccia a te, Sartana, ma al più grosso mucchio di dollari della mia vita. Sei stato in gamba a trovarmi. È stato facile. Hanno preso il tuo compare, Bill Cochran, qui vicino, a Hot Iron. Sta calmo, non agitarti. Ti porto da qualcuno che ti possa ricucire. No, ombre. Niente, dottori. Il tuo amico Shadow si ferma qui. Povero Dinamite Butch. Era un professionista serio, ma un po' stupido. Sei arrivato troppo tardi, Sartana. Hai visto? Si è impiccato. Ti sbagli, lo hanno impiccato. Ho una buona notizia da darti. Una notizia che ti farà piacere. E cioè? Hanno beccato Bill Cochran. Lo sapevo. Ero venuto proprio per dirtelo. Anche lui amico tuo, eh? Beh, non proprio. Abbiamo solo fatto qualche lavoretto insieme. Vado a trovarlo se ti interessa. Certo che mi interessa, ma solo perché ti considero un amico. Sai, chi ha un amico ha un tesoro. Certo che è lui. Io lo conosco bene, ci ho giocato tante volte. E allora perché non vai a prenderlo, così ti guadagni la taglia? Potrei anche farlo, ma non voglio levare i soldi di tasca mia. Levati di mezzo. Vi
dispiace se faccio qualche mano anch'io? Prego, signori, tornate al tavolo. Ehi, ma vi perdete lo spettacolo. Accomodatevi. Dinamite Butch. Voi siete il direttore del giornale, vero? Vorrei fare due chiacchiere con voi. Apertura minima 20 dollari, rilancio libero. Ehi, sapete una cosa? Quello lì fuori non è Sartana, è un morto. Ma siete sordi? Quello là fuori non è Sartana. Ti consiglio di non muoverti. Decido io se qualcuno deve chiamare lo sceriffo. Vorrei un mazzo nuovo. Un mazzo nuovo? Eccolo. Dunque, signor giornalista, posso farvi qualche domanda? Cosa volete sapere? Giorni fa hanno preso Bill Cochran. È vero? Ma certamente. Il mio giornale è stato il primo a pubblicare la notizia. E dov'è adesso? Ecco qua, ne ho una copia con me. No. Parlavo di Bill Cochran. Ah, Bill Cochran è in prigione. Qui, a Hot Iron. Apro di 20 dollari. Due carte. Anche a me. Tre. Servito. Cochran è ferito? Sì, ma leggermente. È sorvegliato a vista dal vice sceriffo. Lo sceriffo con altri uomini sta dando la caccia a voi, Sartana. Sartana. Mai fidarsi delle apparenze. Ora puoi andare a chiamare lo sceriffo. Continuiamo pure, signori. 50 dollari. Vedo. 200. 500. Io passo. Anch'io. Vedo. Poker. Strano davvero. Questo mazzo ha 5 regine, perché io ho scala reale. Mi dispiace, signori, ma devo andare. Ho un prigioniero che mi aspetta. Ehi, scala reale. Te ne stai andando con dei soldi mal guadagnati. E sei anche un baro. Non sono un baro. Sono il vostro becchino. Questa volta nessuno riuscirà a salvarti dalla forca. Vi siete fatto aspettare parecchio, sceriffo.
svegliati. Ascolta, Sartana. Quella maledetta carogna ha fregato anche me. Quando è stato il momento di dividere, ha fatto fuori tutti. Ma te l'assicuro, io non c'entro, non c'entro! Sputa il nome di quel furbone. Parla, Cochrane. Parla. Se ti dico chi è, tu mi pianti qui. E non mi va di finire appesa a un albero. Fammi uscire e ti porterò da lui. Dove? A Poker Falls. Salve, sceriffo. Non sono stato io. Controllate pure. Woody Bank, che ci fai lassù, il pipistrello? Ti aspettavo per darti una mano. A me? Metà della taglia mi basta. No. Li voglio tutti io quei soldi, lo sai che sono un porco. Ti consiglio di pensarci. Anche per un porco come te, la metà della taglia è sempre meglio di niente. Mi sfidi? Va bene, sono un giocatore, accetto. 10-1. D'accordo. Prima o poi, sono sicuro che tu ci lascerai la testa sul tavolo verde a forza di scommettere. Mi diverte. Addio. Chi entra prima? Testa o croce? Testa. Hai vinto. Woody Bank. Quel figlio d'un cane mi ha vinto la scommessa. Hai ucciso un prigioniero, Bill Cochrane, e hai liberato Sartana. Vuol dire che ti impiccheremo al loro posto. Su, dammi la pistola. Gettate le armi e senza restare impigliati con le dita sul grilletto. Sola in fondo, anche la pistola. Adesso ascoltate. Io vado a riprendermi il cavallo. Voi restate calmi. Se no gli sturo le orecchie.
Vi ho detto di star calmi. Ehi, sceriffo, perché siamo scappati? Chiudi il becco, Sartana, e pensa che quella pallottola era destinata a te. Gli stiamo facendo un favore a portarti via. Così nessun bounty killer ti beccherà e finirai solo impiccato. Sita, signores, avete fatto bene a fermarvi qui. Ho fagioli al lardo, fagioli al peperoncino, fagioli al grasso. Come volete mangiarli? In silenzio, possibilmente. E io? Non mangio, sceriffo? Niente da fare, non te le tolgo, arrangiati. Ehi. Paura, sceriffo? Un colpo di pistola può arrivare da qualunque parte. E tu saresti libero. Non ci casco. Ecco i vostri fagioli, signores. Anche tu per caso? Ti farebbe comodo, eh? In un modo o nell'altro vi dovrò lasciare. Non che mi siate antipatici, ma io vado a sud. Non ci provare con me. Sai fare con le carte, eh? Grazie. Posso fare di meglio. Ah, sì? Siedi. Adesso sta bene attento. Ehi! Eccole qua. Ti piacerebbe se te lo insegnassi? Altro che. Tieni. Mi schieri. Più svelto. Ancora più svelto. Bravo. Posale sul palmo della mano. Non guardare le mani, guardami in faccia. Ecco.
Adesso puoi guardare. Eh? Ma... No, non prendertela. Tanto non avresti mai imparato. Che c'è? Niente, dormi. Dormire su una sedia è scomodo, signor. Ho un letto di là. Domattina potrei portarti la colazione. Prendo solo il caffè la mattina e mai a letto. Di donne. Dire. Continuiamo? Mi avete ripulito. Mi è rimasto questo, $30. Apro due carte. Ci sto. Due carte anch'io. $500. Avete detto di averne solo 30. Mi dispiace. Ah, ma se avete delle riserve... Sì, questa. Avanti, tesoro, svegliati o ammazza il tuo amico. E su. Ma che bravi, vi organizzate anche in viaggio. Vi prego, non fategli del male. Non preoccupate. Quando sparo non faccio mai male. Ammazzo sul colpo. Non sparate. Jim, presto, prendigli il denaro. Adesso cambiate posto, voi due. Ho sempre un colpo in meno. Così mi resta il tempo di pensarci un po'. Sono un impulsivo. Caricali, postiglione. Sono $2000 d'Italia. Va bene. Meraviglioso, signore. Semplicemente meraviglioso. Ora che ho trovato i fondi, possiamo continuare. Ma senza scherzi. We'll be right back.
mio cliente. Guarda. È l'ora della cerimonia, padrone. Venti, nero, pari, basta. Ah, sì, questa sera proprio non c'è. Non ho visto una volta. Non vieni alla chiesa, Mark? Siamo già in ritardo. Ma accidenti. Neanche stavo. Padrone. È ora di andare alla chiesa, ragazzi. Hanno già cominciato? No, no, meno male. Silenzio! Silenzio, silenzio! Allora, questo è un duello regolare. Perché io sono lo sceriffo. Le regole le conoscete. Al tre si spara. E se uno spara prima, lo faccio secco. Ok, Fisco. Allora, tu hai detto che nel mio locale si bara. E lo ripeto, Baxter Red. Non ho nessuna intenzione di farmi alleggerire le tasche. Né da te, né dai tuoi scagnozzi. Piantatela. Avanti voi altri, le scommesse sono aperte. Baxter Red vincente 3-1. $10 su Baxter Red. $20 su Baxter Red. E 10 per me. 10 sullo straniero. $10 sullo straniero. A quanto mi dai, Baxter Red? 15 per me. E 15 li fisso io. $15 sullo straniero. 20 sullo straniero. 10 per me. 10 per me. Tu non giochi? Allora che ci sei venuto a fare? Baxter Red. Silenzio! Le scommesse sono chiuse. Pronti? Sto per dare il via. Uno. Due. Tre. Hai barato un'altra volta. Questi sono tuoi. Ecco a te. Questi. Portate via il morto. E avanti altri due. Hola, Homero. Quiero un paio de dadi, Homero. Pero los mejores. Che dice di quelli buoni? $50. No tengo altro.
resto un ladrone. Ben trovato, Omero Crow. Pare che quel buffone che ha fatto il colpo alla banca si sia perso qualcosa di molto simile al tamburo della mia pistola. Il gemello di questo non puoi averlo fatto che tu, Omero Crow. Oh, ne ho fatti tanti e ne ho venduti tanti. Non esiste un solo gemello. Ah sì, ne hai fatti tanti. E a chi li hai venduti? Perché dovrei dirtelo? Bada, la prossima al cuore, Omero Crow. Ne ho venduti parecchi a Baxter Red, il proprietario della bisca, e anche a qualche giocatore straniero. È la verità, Sartana. Dovrei ammazzarti per questo. Ma lo farò quando scoprirò se mi hai mentito. Interessate d'arte. Bellissimo quadro. Vostra madre? Mia moglie. È fuggita col pittore. Li ho fatti secchi tutti e due. Bel colpo. Una passatina di poker? No, osserverò soltanto. Se non vi dispiace. Qui si può fare ciò che si vuole. Ti dispiace se mi metto vicino a te? Sì, mi dispiace. Il gioco è fatto, signore. Rien va plus. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Re rosso dispari. Tu sei un tipo che mi piace. Io mi chiamo Rebecca. Lo trovi buffo? Sai, mio padre leggeva spesso la Bibbia. Non l'ha letta tutta, altrimenti ti avrebbe chiamata Salomè. Sento che mi porterai fortuna. Fate il vostro gioco. Tu non giochi? Sì. Il gioco è fatto. Rien ne va plus. Rien ne va plus.
Cosa è successo? Poverino, gli fanno male le scarpe. Pagategli la puntata. Con le scuse della casa. È stato un vero piacere. A presto. Continuate, prego. Ehi, mamma, che significa? Quella puntata l'avevo fatta anch'io. No, tu hai perso. Avanti, raccoglile e fila. Soltanto ad avvertirvi. Avevi assicurato che Sartana non sarebbe mai arrivato a Poker Falls. Qualcuno deve aver parlato. Ma io non c'entro. Centri, Omero Crao. Centri. L'ordine è di eliminare Sartana. Una stanza pulita qui dentro? Stanza pulita? Qui tutte le stanze sono pulitissime. Stanza 10, $2. Anticipati, prego. Mi sente? Accompagna il signore. Va bene. Quella spazzatura. Tu sei un bugiardo. Avevi detto che questo è un albergo pulito. Sì, subito.
Avanti. Non sparare, sono lo sceriffo. Non far caso a questa stella, è solo per figura. Senti, senti. Come facevi a sapere che questo ti stava aspettando? L'unica traccia era il registro dell'albergo. Ma si è mai visto un bounty killer tanto fesso da scrivere il nome vero? Wanted non era un fesso, era Mancino. Aveva scritto un altro nome su quel registro, ma con la destra. Hanno ragione a dire che sei un tipo molto sospettoso. Ma qui a Poker Falls puoi stare tranquillo, è il più pulito alla rogna. Più o meno ce l'hanno tutti, una taglia sulla testa. E gli sceriffi, quelli veri, voglio dire, non capitano mai qui? Come no? Il cimitero ne è pieno. Insomma, Sartana, qui basta pagare e non pestare i calli a nessuno. Sono tutti della gentaglia. Compreso lo sceriffo, naturalmente. Anche se sono l'unico a non avere un soldo. Per questo dicono che sono un fetente. È lo stesso dappertutto. Un fetente ricco è un ricco. Un fetente povero è solo un fetente. A proposito di fetenti, mi spieghi come mai il mio amico Bill Cochran è capitato qui? Bill Cochran? L'ultima volta che l'ho visto faceva il buttafuori all'Amusement Park. Lavorava per il giudice. Qui a Poker Falls i più svegli lavorano tutti per il giudice. E questa? Che ci fa qui? Da quando in qua questa dirigenza arriva fino a Poker Falls? Da oggi. L'ha deciso quello lì e non ho potuto dirgli di no. Sono arrivati. Gli hai spiegato tutto? Tutto, capo. Ho detto che voi gente che sa sparare e picchiare in fretta. Falli entrare. Avanti. Picchia forte, proprio qui. Avanti un altro. Ho detto un altro. Senti un po', tu ci sai fare con la pistola o no? Mi arrangio. Dite tutti la stessa cosa pur di farvi assumere. Ma poi al lato pratico non riuscite a cogliere neanche un quadro alla parete. Oh,
questa poi. Ma come ti chiami? Credevo di essere popolare da queste parti. Eppure c'è qualcuno che ancora non mi conosce. Questo denaro apparteneva a Bill Cochran. So che lavorava per voi. Ah. Allora sei quello del colpo alla Northwestern Bank. Sì, Bill Cochran ha lavorato nel mio locale tempo fa. Poi è sparito e non l'ho più visto. Ora non so dove sia. Posso tenere io il denaro. Non c'è altra soluzione. Glielo darò appena si rifarà vivo. Forse non gli sarà tanto facile rifarsi vivo. Comunque, la vostra è certo una bella prova di amicizia. Per caso, Cochran aveva altri amici del vostro tipo qui a Poker Falls? A Poker Falls non esistono amici. Thank you.
colpito, non spara più! L'ho colpito! Ti ho assistito, Sartana. Sei sempre riuscito a salvare la pelle, ma ormai siamo alla resa dei conti. Alza le mani. Voltati. E ora di una preghiera al diavolo. Ah! Sartana è mio. Non ancora, Hot Dead. Ho fatto un viaggio lungo e faticoso per venire ad ammazzarti. No. E non posso permettere che t'ammazzi qualcun altro. Ora vediamo se mi porti fortuna. Sono ancora vivo. La tua fortuna o la tua disgrazia dipendono da te. Fai male a minacciarmi, Sartana. Le minacce per me sono come il gioco. Mi eccitano. Prima però sistemiamo una faccenda. Parla, se posso esserti utile in qualche modo. Ti devo sempre 5.000 dollari. Ho capito. Stai parlando di quella partita a poker di 5 anni fa, vero? Proprio così. Quella partita mi è rimasta in gola per 5 anni. Non vorrei che si dicesse che ti ho ucciso per non pagare un debito. Molto giusto. Giochiamoci quei 5.000. Se vinci siamo pari e possiamo spararci. Se perdi, me ne devi 10.000. Sì. Sì, mi piace. Toccati. Asso. Io vedo solo un 3. Non sapevo che fossi anche un baro, Hot Dead. Non è da te vincere così. Non sono un baro, infatti. Ho voluto scherzare. Ora mi devi 10.000 dollari. Siamo pari. Eri così sicuro di incassarli? Te l'ho dimostrato, no? Hai vinto solo perché sono perseguitato dalla sfortuna. Perseguitato dalla sfortuna? Ma no. Scommetto che se insisti un po' finirai per vincere. Hai portato fortuna. Due volte oggi. Adesso e prima. Con quell'asso. Un giorno mi darai la rivincita. Allora, si può sapere cosa diavolo volevi dirmi? Non ci credi se te lo racconto. Posso sempre provarci. Se non sapessi che Sartana sei tu, dovrei credere che Sartana ti stia cercando. Un tipo in nero proprio come te. E dicono anche che ti somigli molto.
potrebbe essere lui l'uomo della Northwestern Bank. Ma è assurdo, non c'è motivo. Se fosse davvero lui, perché dovrebbe venire a cercarti? Prova a pensarci un momento. Ma certo, se riuscisse a farti fuori, i suoi 300.000 dollari sarebbero al sicuro. Eh? So, lo sceriffo. Ho saputo che Odd ha ucciso Homero Crow. Per proteggerti, forse? Perché pensi che volesse proteggerlo, sceriffo? Forse anche tu credi che Sartana sappia dove sono nascosti quei soldi? Avanti. Rispondi. È molto semplice. È stato ammazzato un uomo qui in città. E io sono lo sceriffo. Ehi tu, sono la morte, voglio che mi guardi in faccia. Dici a me? No, dice a me. Perché volevi ammazzarmi? Perché hai ammazzato mio fratello, Slim Pistola Veloce. Mai visto in vita mia. Puoi giurarlo? Posso giurarlo. Allora quel porco mi ha mentito. Pensavo a un ladruncolo, invece a un giudice ladro. Abbiamo visite. Stava cercando qualcosa. Levati dai piedi, giudice, e in fretta. Ma perché l'hai lasciato andar via? La gente non cerca quello che ha già. Vieni, adesso dobbiamo fare un lavoretto. Sicuro che è lui? E questo era suo. Ancora in buono stato. Ci si può sparare da lontano con questo. Si può sparare perfino dentro a una prigione. Che cosa stai pensando? Che Homero Crow è morto, ma i 300.000 dollari non li aveva. Il giudice è venuto a cercarli nella mia stanza e quindi neanche lui è il ladro della banca. E allora? E allora? Vuol dire che andrai a giocare alla roulette.
A giocare? Su, parla bello. Basta. 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 Come mai il padrone di questo locale non è più Tressi Treassi? Tressi Treassi era stanco, vecchio. Poco tempo fa, quando è arrivato Baxter Red, gli ha mollato il locale per 150.000, dicono. Ah sì, deve averne di soldi questo Baxter. Per oggi rien ne va più. Ho giocato abbastanza. Ecco, sceriffo, sono 30. Tanti quanti i denari di Giuda. Ehi, dico, hai intenzione di offendermi? Che cosa volete da me? Perché hai ammazzato Slim pistola veloce? Fermi, fermi, non so niente, non sono stato io. Se non lo dici, avremo sceriffo bollito a cena. È stato Buster Red, mi ha dato $1,000. Finalmente. Cosa? Ripeti quello che hai detto. Sì. Buster Red? Bene, allora digli che stasera andrò a trovarlo per una sfida in piena regola. Io e lui soli, almeno in teoria. A proposito, quanta gente si porterà per spararmi alle spalle? Di solito se ne porta almeno due. E tu? Da che parte starai? Da nessuna parte, Sartana. Io sto con chi vince. In bocca al lupo, Baxter. Un momento. E tu non vieni? La faccenda non mi riguarda. Invece sì, sceriffo. Mi ci hai messo tu in questo imbroglio. È la tua solita avidità di denaro, Buster. Non io che ti ha messo nei guai. Avresti dovuto prevedere anche i rischi. Thank you.
Cretino, guarda prima di sparare. La pistola. Nervoso, Baxter? Forse non ti piace la musica. Direi di no. A quanto pare proprio non gli piace. Spara! Che aspetti? Spara! È quello che farò. Ma voglio che urli. Avanti. Tu? Urla! Urla! Ah! Più forte. Ah! Vieni fuori, fetente. So che sei qui. È la prima volta che un gentiluomo del sud viene apostrofato in questo riprovevole modo. De che io? Da quando sei qui? Da un minuto. Sei venuto per ammazzarmi, immagino. Esatto. Sarà il più bello scontro di tutta la storia del West. Non sei d'accordo? Forse è uno sbaglio, De Keio. Noi siamo soltanto le pedine, ma c'è un altro che le muove. Non mi interessa. Sono un cacciatore, io. E c'è una grossa taglia sulla tua testa. D'accordo, De Keio. Quando vuoi. Te lo ricordi, questo? È quasi mio. Volevi regalarmelo quando acchiappammo la banda Lassiter. Allora, forse. Adesso non più. Me lo terrò come tuo ricordo, visto che devi morire. Ora comincerò a contare e al 10 si spara. Ci rivedremo all'inferno, forse. Addio, Sartana. Addio. Uno. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Adesso a te, così finalmente chiudiamo la partita. Oh!
Uomo infallibile, mi hai scoperto, vero? Era ora. Però è stato un bello scherzo fare il colpo alla banca nei tuoi panni. Un bello... Non mi avevi detto del quadro. Avanti, parla. Ormai ne sapete più di me. Con quali soldi hai comprato il locale? Non io. L'ha comprato lui con la sua parte. Io ero solo un fantoccio. Sarebbe andato tutto bene se quel Cochran fosse morto davvero. Ma Fischio ha dovuto farlo ammazzare. Poi Pistola Veloce e suo fratello ti hanno fatto capire quello che Cochran non ti aveva detto. Peccato. Peccato davvero. Per tutto questo tempo ho sempre sperato di poter mettere le mani su 300.000 dollari. Invece, a quanto pare, dovrò accontentarmi di 10.000 della taglia. Scusa, eccellenza, mi dispiace disturbarvi proprio in un giorno festivo, ma purtroppo ho dimenticato che oggi è domenica e le banche sono chiuse. Così ho pensato che sarebbe stato meglio portarlo qui prima che andasse male, fino a domani. Un cadavere come questo bisogna trattarlo bene, vale 10.000 dollari. Dovevate vedere che ammazzamento a catena prima di far fuori lui. Pensate, Shadow lo conoscevate, no? De Gheio e perfino Fischio Jenkins, lo sceriffo di Poker Force, per fare qualche nome. Bene, bene, un branco di delinquenti di meno. Certo, avete proprio ragione, eccellenza. Un branco di delinquenti di meno. Vi do subito i 10.000 dollari della taglia. Stai sbagliando i conti. 10.000 più 300.000. Il direttore della Northwestern Bank dovrebbe essere più forte in aritmetica. Bravo! Alzati. Adesso scriverai una bella letterina al giudice. A te. E cosa dovrei scrivere? Che li hai spesi tutti, fino all'ultimo centesimo. E se invece mi rifiuto? Ti ammazzo. In questo modo te la caverai solo con qualche annetto. Ti conviene. Scrivi, signor Sims, e racconta tutto per benino. Di come ti è venuta l'idea di associarti a Fischio Jenkins. Che tu sei stato la mente e lui il braccio. Eh sì, un colpo così poteva riuscire solo se lo organizzava il direttore. Era studiata bene. Povero Fischio Jenkins, a lui è toccata la parte più dura. Ma questo non scriverlo. Però devi scrivere che Sartana è onesto, modesto e galantuomo. E che non ha mai rubato. Scrivi. Ehi, ma se sei un galantuomo, mi spieghi perché ci siamo messi in tasca quei 300.000 dollari? Che c'è di male? Hai mai sentito di una legge che vieta di rubare il denaro rubato?